Bentornati su Cyberpunk 2077 e siamo nuovamente all'interno del centro commerciale, o meglio della palestra che sta all'interno del centro commerciale, dove c'è il combattimento finale il combattimento finale contro sto stronzo qua. Eccolo qua. E l'altra volta non ci siamo riusciti. Stavolta vediamo un po' di fare le cose più con Ehi, Cesar, non dovresti essere a costruire una culla. Grande giorno è domani. Ah sì, fammi prendere il Max Dock. Ma io non so se posso salvare qua oppure se devo salvare per forza dopo. Comunque, andiamo a parlare al Che si coach. fa? Ora che si fa? L'incontro per il team. Devi sfidare Reason Hughes. Sai chi è? Credo di aver visto dei post. È un pugile professionista, giusto? È il pugile. Dov'è vissuto fino ad ora? Non avrei mai pensato a vederlo. Beh, è un atleta famoso con sponsor corporativi di elite. Ma il suo agente ci ha detto che è la mossa giusta per la sua immagine. Razor che torna alle origini e dimostra che è ancora uno della strada. Ho qualche speranza. Bella domanda. Tu ci sai fare, ecco. Ma Razor è una macchina. Fibra di carbonio, ossa di titanio, articolazioni idrauliche. Tutto ottimizzato dai migliori bioingegneri di Night City. Chissà, forse Victor ha qualche consiglio da darmi. Vic è qui. Cosa? Pensi che si perderebbe un'occasione del genere? Ma senti, sarò onesto. Non la vedo bene per te. E forse è meglio così, sai? Se Razor è comunque destinato a vincere, forse tu puoi guadagnarci qualcosa. Allora, vediamo un po' se è possibile salvare qua. Mi sa che non mi fa. Sì, mi fa salvare qui. Questo è il punto in cui lui ti propone di corromperti, cioè di venderti il match. Allora, è difficile vincere questo match. Però, se tu lo perdi volontariamente, ci puoi fare i soldi sopra. Cosa che però io non voglio fare. Dimmi tutto. No, non qui. Troppe orecchie indiscrete. Mettiamoci davanti. Quello che sto per dirti resta tra di noi, intesi? Taglia corto, che cosa vuoi propormi? Non è detto che accetto, eh. Vado dritto al sodo. So che lo sport deve essere leale, ma la vita non lo è. O sbaglio? Il manager di Razor vuole che la sua stella brilli. Vuole che tutta la città sappia di come ha spaccato su questo ring. Quello che voglio dire è, sbaglia qualche colpo, dimentica di alzare la guardia. E a un certo punto vai al tappeto. Quanto? Un sacco, molto più di quanto vinceresti combattendo. Chiunque ha un prezzo. Ma non puoi permetterti il mio. Ti spacca il culo, V. Pessima mossa, ma sei tu a decidere. Dai, torniamo prima che la gente cominci a parlare. Quindi ho rifiutato l'accordo. Scusa, posso parlarti? Per favore, solo un minuto, promesso. Che c'è, piccolo? Certo, di cosa? Non di cosa, ma di chi? Razor. Lui e il mio papà hanno lottato tanto tempo fa, quando Razor era all'inizio. Il mio papà è caduto al terzo round. L'arbitro ha fermato l'incontro, ma Razor ha continuato. Ha picchiato il mio papà per altri 3 minuti. Sto pezzo di Sembra merda. vissuto male. Posso immaginare come va a finire. Così è finita. Come la mia vecchia vita. Come la mia vita ora. Vorrei solo che Razor venisse punito. Voglio che sappia come ha fatto stare il mio papà. Sono qui per questo, piccola. Grazie, incrocio le dita per te. Quindi c'è anche una vendetta di mezzo, però, cioè più che una vendetta una lezione, però Che c'è?
Però non è facile vincere con contro Razor. Ok, che fa? Allora, siete pronti a combattere? Che faccio? Risalvo qua? Cosa? Urra! E sarai per terra a baciarmi i piedi e implorare pietà. Ok. Iniziamo? Allora, devo mettere in... devo salvare però. Allora, risalviamo qua. Tanto non penso che tornino sulla decisione di non vendermi il match, eh? Quello ormai è deciso. Poi c'ho anche una piccola lezione da dare a Razor. Vediamo se riesco. Tanto se non riesco normale, usiamo il nostro trucchetto che già conoscete, no? Che abbiamo usato anche nella scorsa puntata contro il clown. Bozo o Ozob. Sono pronto. Signore e signori, cittadini di Night City, è ora del nostro incontro tra pesi massimi. Ad affrontarsi stasera abbiamo Razor Hughes e B. Un applauso. Forza, ai vostri angoli. Come faceva a parlare con Vic? Ah, mo mi parla lui. Vic, che cosa ci fai qui? Che cosa ci faccio? Assisto all'incontro dell'anno. È sulla bocca di tutti, credimi. Non deludermi proprio ora, capito? Ehi, Vic, come ti senti prima dell'incontro? La merda. Bene, ma mi prudono le mani. Non si va da nessuna parte senza fiducia in se stessi. Ma sappi che l'ottimismo serve solo fino a un certo punto, contro un avversario come Razor. Che vuoi dire? È un carro armato, su sella, vera pelle in nanofibri, smorzatore. Potresti dargli una martellata in testa e non farebbe una piega. Grazie per l'incoraggiamento. Ehi, aspetta, non ho finito. Ho un punto debole. Una settimana fa si è fatto sostituire qualche muscolo addominale e non si è ancora ripreso del tutto. Colpiscilo lì e gli farai male, molto male. Grazie, Vic. Lo tengo a mente. Siete pronti? Quindi il punto debole è il plesso solare, fondamentalmente. Vediamo un po' se qua mi fa salvare. No, qua non mi fa salvare più. Ok. Diamo inizio alle danze. Vediamo un po' se ce la faccio. Difficile, però ci proviamo. Al ventre! Colpiscilo al ventre! Ho buttato fuori dal ring, eh? Guarda lì! No, non è possibile! Con cazzotto me l'avevo tutta energia! Ma vattene a fanculo! Prima di fare qualche ending come sacco da boss, potrei appenderti al soffitto e finire quello che ho iniziato! Ma poi, tra l'altro, manco mi ha buttato al tappeto! Devo ascoltare le tue stronzate tutto il tempo, stai anche zitto ogni tanto! Ehi, voi due, basta! L'incontro è finito! Vieni qui un minuto! Beh, dove va questo? Sono curioso di vedere che cosa mi dice ora. Perché sta scena non l'abbiamo vista nello scorso episodio. Siamo solo scesi dal ring e basta. Vediamo qua cosa dice quando viene sconfitto. Hai fatto la cosa giusta. Tieni, come promesso, la tua parte. Ah, qua lui si pensa che io mi sono venduto il match. Mettitela in quel posto. Ma perché? Vi, che succede?
E qua finisce così la missione. E anche ha salvato, ha fatto il save. Chissà quanti soldi mi dava se accettavo. Adesso però facciamo una cosa. Adesso ricarichiamo la posizione. Ricarichiamo la posizione qui. Prima di salire sul ring. Perché adesso voglio... Allora, riproviamo ovviamente a sconfiggerlo. Sempre senza trucchi. E se non riesco, vediamo un po' quanti soldi ci avrebbe dato il coach. Anche se... non lo so, comunque giusto per curiosità, per vedere quanti soldi ci avrebbe dato, perché non ce l'ha detto in realtà, quindi giusto per curiosità, per vedere. Però scopo mio è comunque sconfiggere Razor per vendicare anche la bimba là, che probabilmente il padre è stato ridotto veramente male, abbiamo capito, tipo su una sedia a rotelle o qualcosa del genere, da sto stronzo di Razor. E se non dovessimo riuscire a sconfiggere Razor in maniera regolare, ci abbiamo l'asso nella manica. Allora, io avrei voluto usare il machete, francamente, però nell'inventario non ce l'ho più, c'è solo il coltello normale, strana sta cosa. Penso che userò la mazza da baseball, quella chiodata, oppure uso il pungolo elettrico come ho fatto col clown. No, il pungolo non lo usiamo, non lo usiamo il pungolo. Allora, saltiamo ovviamente i dialoghi che abbiamo già... Sono pronto. Ok, i dialoghi che abbiamo già visto li mandiamo avanti veloce. Saliamo qui. Saltiamo anche i dialoghi con Victor. Vic, che cosa ci fa? Bene. Ok. Diamo inizio alle danze. Che venga il miglior lottatore. No. Però vedi, gli ho tolto pochissima energia. Oh, ma che cazzo di colpo mi ha dato? Mi ha dato tutta l'energia. Niente, già ho perso. Ma batte, no, affanco. Niente, già... Cioè, con due cazzotti ti ammazza. Con due cazzotti... Con due cazzotti ti ammazza. Ok, ma andiamo avanti il dialogo. Andiamo a dire al coach. Questa è la bimba di prima. No, è un altro bimba. Perché c'è un radiocomando, la bimba di prima? Il bimbo, la bimba. A me sembra un maschio, però qua mi dice bimba, mi diceva, boh. Non lo so, quindi... Hai fatto la cosa giusta. Tieni. Vediamo quanti soldi ci avrebbe dato il coach. Direi che mi sono guadagnato fino all'ultimo Andy. Dio, quel Razor. Ma manco tanto, quanti erano? 2-3 mila Eddie? Senza dubbio, ma lascialo accrogiolarsi nel suo brodo. Non ci pensare, alla fine sono gli Eddie che contano. E tu hai fatto un bel grosso. Ma vattene a fanculo, non mi servono i soldi, non mi servono i soldi. Neanche la gloria, voglio la giustizia e basta. Quindi andiamo qui, anzitutto questi due salvataggi qua li cancelliamo proprio. Ok, 1 e 2 e carichiamo questo. Ok, adesso prima di parlare col coach andiamo a mettere un'arma, la poggiamo sul ring così poi la possiamo utilizzare. E un po' Razor se farà tanto lo splendido quando si troverà. Penso utilizzare la mazza d'oro. Quella, ricordate, quella che abbiamo raccolto vicino alla piscina? Ricordate? Parecchie puntate fa. Quella era la mazza di uno dei componenti del gruppo dei samurai, se ricordate. Che era la raga, la donna lì, quella... Non mi ricordo come si chiamava. Con la D, si chiama Dan... Non mi ricordo, ragazzi. Comunque, vabbè, sì, io sapete, non c'ho memoria per i nomi assolutamente. Comunque, torniamo sul ring e andiamo a mettere la famosa mazza d'oro. La mettiamo sul ring.
Eccoci qua. Ok. L'appoggio qui all'angoletto. Allora, questo sono io. Ah, qua c'è, tra l'altro c'è il campanellino, cioè. Invece prendiamo l'ammazzo a due mani. Facciamo arretrare, la buttiamo per terra. Ok. Eccola là. L'ammazzo d'oro. Sono pronto. Signore e signori, cittadini di Night City, è ora del nostro incontro tra pesi massimi. Ad affrontarsi stasera abbiamo Razor Hughes e B. Un applauso. Forza, ai vostri anni. Ok. Questo è Vic che come al solito ci dà i consigli, saltiamo la scena. Bene. Salta prontissimo, sì, c'ho l'asso nella manica. Diamo inizio alle danze. Che vinca il miglior lottatore. Al ventre. Colpiscilo al ventre. Forse se lo colpisco alla pancia con il con l'ammazza gli faccio ancora più danno. Ah! Tanto già il 75% gli abbiamo, cioè il 25% gli abbiamo levato circa. Tolto mezza energia, con una pizza. Con cazzotto mi ha tolto mezza energia, sto stronzo. No, mi ha ammazzato uguale. Non ci posso credere. Pure se abbiamo barato, ma ammazzato uguale. Riproviamo. Ma è bastardissimo. Anche usando l'ammazzo mi ha fregato. Una cosa incredibile. Vabbè, riproviamo, dai. Riproviamo. Pausa per noi mentre carica. Ok. Ecco, ho finito il caricamento, sì, perché in realtà stava caricando anche se la barra non avanzava. Infatti ho fatto una pausa e avrebbe già dovuto finire il caricamento. Eccoci qua, ci siamo. Allora, che facciamo? Cambiamo arma? Magari metto un'arma ancora più potente. Vediamo se ce l'ho. Allora, il pungolo fa 1490 danni. 1492 danni. Che tra l'altro è anche la data della scoperta dell'America. Secondo me hanno fatto apposta. Poi c'è la mazza su 818. Il martello su 761. Il piedi porco sono 1038, la mazza elettrica, mangano elettrico sono 1090, il coltello sono 1125, la lama lunga sono 1097. Ci conviene usare il pungolo a questo punto. Prendiamo la mazza, mettiamo un'altra arma qui, mettiamo quindi l'arma da fuoco, mettiamo tipo sto fucile a pompa, poi andiamo qui e la mazza una mano la buttiamo per terra. Con R3, fatto. Abbiamo messo per terra la mazza. Ok, andiamo a vedere. Sono pronto. Signore e signori, cittadini di Night City, è ora del nostro incontro tra pesi massimi. Se non mi rispondo.
Ok. Mo col pungolo, dai, non posso sbagliare adesso. Bene, ma mi pro... Ok. Diamo inizio alle danze. E vinca il miglior lottatore. Ok. No, ma già mi ha tolto tutta l'energia. Non stavo giù. Ma come cacchio è possibile? Ma vaffa... No, vabbè, non ci posso credere. Devo iniziare parando, forse. Perché appena ho iniziato subito mi ha gonfiato. Con due cazzotti ti stende. Cioè, ricordiamo che io sto al massimo livello del corpo a corpo. Cioè, fisicamente io ho potenziato tutto al massimo. Mi mancano dei perk, è vero, però sono tutti perk che riguardano l'utilizzo di armi contundenti. Non i pugni a cazzotti, diciamo, a mani libere, ok? Non riguardano quella cosa là. Tutte le cose riguardanti la costituzione fisica io l'ho già maxate. Quindi io sono già maxato. Pensate quanto è disonesto sto gioco. Vabbè, probabilmente bisogna stare sempre chiusi in difesa e poi cercare di attaccare alla pancia o comunque allo sterno, al plesso solare, per fare più danni a questo particolare personaggio. Però, come avete visto, è difficilissimo perché lui non ti dà tregua. E se tu ti prendi due cazzotti da lui, il round è finito. Tra l'altro manco viene fatto te che te butta a terra, semplicemente campanella quando ti finisce l'energia. Diciamo che sarebbe stato più come si dice, più logico se ci fosse stato proprio una scena che tu cascavi giù, perché sennò non c'è senso proprio. Ok, mettiamo fuori la pompa qua. Questa mazza la mettiamo giù. Allora, vado prima a parlare un attimo con Vic. Vic, che cosa ci fai qui? Che cosa ci faccio? Assisto all'incontro dell'anno. È sulla bocca di tutti. Ah, ma già la muovi. Non deludermi proprio ora, capito? Già l'avevamo sentito sto dialogo, perché lui, ricordate che è un fan della box, no? Anche nel suo laboratorio, diciamo, guardava sempre gli incontri di box, eccetera. Ok, risalviamo la posizione qui. Eccolo qua. Lo risalviamo qui. Ok, ha salvato. E adesso andiamo. Dai, stavolta ce la devo fare, eh. La fregatura del suo combattimento è che se tu negli altri combattimenti c'hai possibilità di ripetere il combattimento, qua no, qua c'è una sola possibilità, se la sbagli basta. E io sto, diciamo, sto forzando un po' il gioco, tornando sempre indietro nel tempo e riprovando. Bene. Diamo inizio alle danze. Che vinca il miglior lottatore. Al ventre, colpiscilo al ventre. Oh. Vediamo se riesco a colpirlo al ventre con il pungolo. Però qua, in questo... No, vabbè, ma ci sono ancora. Allora, in questo particolare combattimento mi pare che se io mi riparo, lui mi fa zero danni. Ma non so perché mi sono potenziato io al massimo o perché... Però negli altri combattimenti, anche se ero ben potenziato, comunque, anche se mi paravo, un po' di danno me lo facevano uguale. Qua invece se mi paro, mi fa zero danni lui ogni volta. Però poi ovviamente se trova il varco, come ha fatto poco fa, con due colpi mi ammazza.
Cioè, comunque sbilanciatissimo. Comunque sbilanciatissimo sto incontro. Considerando che poi, secondo il gioco, potresti farlo una sola e unica volta. Cioè, un solo tentativo per batterlo. Se non ce la fai, non ce la fai e basta. E il gioco continua. Però ormai ho promesso alla bambina che vendicavamo il padre. Quindi, ormai in un modo o nell'altro lo devo fare. Lo devo fare. Voglio vedere che accade se riesco a vincere. Lo so che forse mi state maledicendo perché sta puntata è un po' scam, è un po' truffa perché sto tornando sempre indietro nel tempo per fare sta cosa. Però lo voglio fare, voglio vedere che succede, voglio vedere che succede. Sono troppo curioso di vedere che accade se vinco. I soldi non li voglio, non mi interessano i soldi del coach qua, disgraziato. Okay. Sono pronto. So, fa un po' di casino con i comandi, scusate. Perché il tasto per skippare, per saltare i dialoghi è lo stesso salto per abbassarsi, quindi. Il cerchio. Bene. È sotto lo sfondo, eh. Diamo inizio alle danze. Che vinca il miglior lottatore. Vaffanculo, maledetto. Addentre. Ecco, già mi ha dato una buona botta, bastardo. Ma che cazzo, mi ha preso una volta stavolta. No, non è possibile sta cosa, raga. Cioè, è veramente scam sto scontro, eh. È veramente super scam sto scontro. Mi sto incacchiando. Ma il caricamento lo saltiamo tutto, eh. Non mi faccio di niente. Andiamo. Allora, eccoci qua. Come promesso, il salto abbiamo fatto subito. Sono pronto. Signore e signori, cittadini di Night City, ora del nostro incontro tra pesi massimi. Ad affrontarsi stasera abbiamo Razor Hughes e V. Un applauso. Forza ai vostri Solta ce la farò, incrociamo le dita, che è veramente molto più difficile del previsto, anche barando. Onestamente, sto di merda. Già, è un avversario tosto, ma nessuno è invincibile, nemmeno. Diamo inizio alle danze. Che vinca il miglior lottatore. Al ventre, colpiscilo al ventre. Mi ha tolto un botto in giro con solo cazzottoni. Mortacci sua. 80% però è qua, eh. Sessantotto.
59. Mi colpisce una sola volta mi ammazza, perché sono a metà energia. Ah, per un pelo, ma quasi preso. Bene. 43%. No, m'ha preso il bastardo. Ma no! Ancora qualche colpo. Ma no! Ma no! Ma li mortacci. Ma è impossibile allora vincere! È impossibile allora. Cioè sto rosicando, ma tanto, sto rosicando tantissimo. Riproviamo, che stavolta che faccio? Riprovo con la mazza da baseball? Provo con quella? Boh, vediamo un po'. Allora, mettiamo qui la mazza. Eccola. Poi se vedo che la mazza è efficace, vado sul pungolo. Sono pronto. Bene. Le danze. E vinca il miglior lottatore. Okay. Al ventre, colpiscilo al ventre. Se fa più danni mi sa con la mazza, Il pungolo non è che gli fa tanto. Settantuno già. Ah, mi ha preso. Oh. 23. Diciassette, dai, ce la posso fare. Dai. Nove per cento, 8%, 5%. È morto. La vittoria e il premio sono di B, il nuovo campione. Non ci si crede. Che ti lasci andare così? Ti conviene? Non penso che potresti sopportare un'altra lezione. Non finisce qui. Ci rivedremo domani. L'anno prossimo. Questa non è l'ultima volta, fidati. Allora ci vediamo. Ti consiglio di allenarti nel frattempo. Ti ho detto che ho perso. 3.400. Gli stessi soldi che ci dava
se perdevamo volontariamente, mi sa, Cazzo vuol dire che si tirano in genere? C'era un buon allenatore nel mio. Ah, gli sponsor lo lasciano, così si impara lo stronzo. Ma poi doveva succedere? Solo il mio. Che cazzo si fa? Sei tu il cazzo di mele! Si sta incazzando col manager perché ha perso i contratti. Ok, mi sa che abbiamo finito qua, eh? Il bambino che stava qua, la bambino, bambina, non so se era maschio o femmina. Non c'è. Se n'è andato. Qua ricordate dove c'era la sala giochi qua in alto, ricordate? Nelle una delle prime puntate, puntava 20, mi pare, eravamo andati qua che c'era la sala giochi. Ed è qua. E qua abbiamo, c'erano tutti i palestrati con gli animals, no? E ne ho ammazzato uno col maglio, col martello gigante qua. Sì, mi ricordo sto pezzo. Poi qua c'era la piazza gigante. Col cecchino, là abbiamo ammazzato un sacco di gente col cecchino. Che bei ricordi, che bei ricordi. La puntata si intitolava Tutti al centro commerciale, si intitolava. Ok, abbiamo fatto tutto, abbiamo anche salvato la bimba, qua abbiamo indicato, sì, qua. Sì, è andata benissimo e Razer ha perso. Quanto? Un sacco, almeno qualche migliaia. Con chi sta parlando? Mi sa che sono una brava attrice. Ma no! Ma scammato! Sei una piccola grande truffatrice. No, no, aspetta, posso spiegarti tutto. Non serve. Ognuno si guadagna da vivere come può. Ma ha scammato la bimba! Ma ha scammato, non era vero che il padre era finito sulla sedia a rotelle. Però intanto abbiamo dato una lezione a Razor e abbiamo fatto perdere i contratti, quindi va bene così, dai. Usciamo dal centro commerciale, qua che c'è a terra, c'è un medikit. Ok, usciamo dal centro commerciale, ce ne andiamo. Qua mi ricorda un pezzo di Silent Hill Shattered Memories per Nintendo Switch. C'era una scena che si svolgeva all'interno di un centro commerciale. Alcuni di voi diranno, sì, anche in Silent Hill 3 c'era un pezzo in un centro commerciale. Sì, però era molto diverso da quello di Shattered Memories. Quello di Shattered Memories era veramente unico, veramente bello quel gioco. È uno dei migliori giochi per Wii, secondo me, quello. Ed è un peccato che molti non ci abbiano mai giocato per pregiudizio contro la Wii. Dicevano, la Wii è una console per bambini. Invece no, c'erano giochi anche molto violenti. Tipo c'era No More Heroes 1 e 2. C'era poi quel gioco, come si chiamava lì? Insomma, c'erano diversi giochi orientati non a un pubblico infantile, diciamo. Ed erano anche piuttosto belli. Io penso che un vero appassionato dei videogiochi non può non aver giocato ad alcuni dei più grandi giochi per Wii. Ma pure lo stesso Mario Galaxy 2, che forse è il più grande gioco mai creato. Il gioco più bello mai esistito sulla faccia della Terra. Super Mario Galaxy 1. Uno perché il 2 era più affinato come gameplay, però il primo c'era una trama più bella. Proprio come trama atmosfera, il primo probabilmente non si batte. Allora, perché univa sì la giocabilità del platform, le idee, ma anche una bella trama sotto. Allora, per celebrare l'apertura del grande Imperial Mall, un fermo sconto del 30%, tutta la merce solo per oggi. Però peccato che il grande Imperial Mall ha chiuso da anni, come vediamo qui. Devo scendere giù, puff. Ok, e usciamo dal centro commerciale, eccolo. Usciamo dal centro commerciale. Allora, sta cosa forse ve l'ho fatta già notare in altre puntate. Qui a Pacifica, questo grande Imperial Mall, viene chiamato anche il gym, perché G-I-M è l'acronimo, Grande Imperial Mall Gym, che vuol dire il grande centro commerciale imperiale, no? Però gym, se tu ci metti una Y al posto della I normale, diventa palestra, perché all'interno c'è una palestra che è il punto focale proprio del... di questa location all'interno del gioco.
perché il centro commerciale è distrutto, è in disuso, tranne l'unica cosa che ancora funziona là dentro è la palestra, appunto. Aspetta un secondo, mi sta cascando il microfono. Eccomi qua. Sì, perché come ho detto nella serie di Death Stranding, che in realtà non ho mai portato, ho portato solo il primo episodio, in una delle ultime puntate della serie su Death Stranding dicevo che io c'ho un aggeggio addosso che somiglia a quello proprio del protagonista di Death Stranding, che uso per legare il microfono. Forse l'avete anche visto in qualche puntata reale. Quant'altro, insomma, questo è quello che avevamo fatto prima. Ricordate che abbiamo ammazzato tutti qua. Allora, vediamo un po' se qui c'è una qualche missioncina da fare, che ci manca magari. Allora, qui abbiamo fatto tutto, ci sono solo negozi, bisturi. C'è un netrunner, c'è un centro medico. Potremmo, volendo, andare da sto bisturi a vedere, dov'è il bisturi? Eccolo qua, a vedere di potenziarci ancora. Però io penso di essere già abbastanza potenziato. Aspetta, guarda. C'è sta assalto che non abbiamo fatto. E penso che qua sia l'unico che ci manca. C'è un altro qua. Ok, poi qua c'è tutta una serie. Abbiamo quasi finito il gioco, ragazzi. Però è strano che io non riesca a trovare più i punti in cui ci sono i poster, quelli là, no, i murales, quelli dei tarocchi. Me ne mancano due, però sulla mappa non li vedo. Chissà dove cacchio stanno. Sono nascosti da qualche parte? Non ci sono qua. Non risultano. Che c'hanno come simbolo un poster blu. E non c'è. Ok, andiamo qui a seguire il blu. Intanto devo prendere la macchina. Qua mi dice che la mia macchina e la mia moto stanno qua sopra. Vediamo un po'. Tipo qua a 100 metri c'è la mia macchina, dice. Fina distrutta. Abbiamo sconfitto Bozzo il clown nella scorsa puntata, se ricordate. Ah, ecco, qua c'è la mia macchina. Ah, qua c'è anche un medikit, me lo frego. E anche dei soldi. Dammi i soldi. Oh, non mi dai i soldi, oh. Dammi questi soldi. Niente, non mi lo dà. Ok. Centomeri però sta sotto, mi sa. Ecco, non sbatte, perfetto. Oh, mi hanno scioccato i poliziotti che stanno a fare. Mi hanno riconosciuto i poliziotti che stanno appostati là. Meglio che scappiamo in fretta, va. Prima che mi beccano. Quello è zompato in auto, guarda. Ma vuole fare inseguimento in macchina? Fammi vedere. Perché sta scappando? E tu vieni fuori in merdina. Ah, ma ci sono due bande che stanno combattendo fra di loro, mi sa. Te l'ho detto perché a volte il gioco crasha quando ci sono due bande che combattono fra di loro. Mi è successo l'ultima volta qualche puntata fa e non l'avete vista quella cosa perché... mi è successa tipo a 5 minuti dall'inizio dell'episodio e ho semplicemente ricominciato. Ah, non c'è più il pungolo, l'ho lasciato sul ring come un cretino. Vabbè, poi magari lo recupererò, andremo a recuperarlo in un secondo momento. Per adesso mi conviene mettere un'arma da fuoco potente. Mettiamo la pistola di Johnny, ovviamente.
facci tua. C'è un cecchino là, eh. Ma sono gli animals questi? Tanto lancio bombe al veleno, eh? Bombe biologiche. Ma non c'è una granata, eh? Scappo, scappo! Mi sono nascosto dietro il camion. Ma adesso sta diventando giorno tutto insieme? No, si sono semplicemente accese le luci, mi sa, qua, non si sa perché. Lo faccio io cosa so fare. Faccio a pezzetti. Gli ho staccato le braccia. Ok. Ah, c'è anche un, vedete? C'è una torretta, io questa la spengo. Un po' qui che c'è in questo bauletto che proteggevano. Braccio gorilla. Ah, questo è l'ideale per far cazzotti. Quindi forse Razor era più facile da battere se usavamo questo. Poi vediamo un po'. Conversazione archiviata. Mi ha dato il trofeo saluti da Pacifica per aver finito l'ultima missione di Pacifica, ragazzi. Abbiamo fatto tutto qua, Cacchio Jum, scendete al parcheggio e datevi una ripigliata. Il primo coglione che decide di scappare invece di aiutare, giuro su Dio, lo faccio a pezzi con le mie mani. Vi mando rinforzi, ma fate attenzione, ho sentito che i voodoo merda ci stanno dando la caccia. Che ci stanno eliminando uno dopo l'altro, cacchio, siete già lì? Aspettiamo che tu finisca, capo. Non aspettatemi, cacchio, muovete il culo. Che è successo laggiù nel centro commerciale? Chi cacchio vi ha massacrato così? Sono stati quelle merde scopatol? Chi... Te lo spiego dopo, capo. Dobbiamo sederci e parlare realmente lucida. Chissà chi... Forse ero io? Che a inizio gioco qua ho fatto una strage, ricordate? Vediamo un po' qua sto computerino che dice. Salvami la vita, mi chiamo... Ah, sì, così qua i soliti messaggi scam di phishing. Allora, intanto si è fatto giorno, eh. Si è fatto giorno, raga. Allora, io mi rubo una moto. Mi rubo questa. Moto con la bandiera del Brasile, con i colori del Brasile. Ma io devo un attimo controllare se i disgraziati addosso se c'hanno qualcosa di decente. Coltello. Munizioni fucile, queste mi piacciono. Catena d'oro. La famosa capezza. Altra catena d'oro non mi interessa. Basta. Allora, questi sono altri due stronzi. Anzi, un po' di più. Rimbalzo. Questo è finito sotto la macchina. Questo c'ha un mirino. Canottiera sportiva, questa è buona. Collana sintetica, no. Ma questo c'aveva. Ecco il mirino Saika, me lo so fregato. Allora, volendo possiamo rubare sta macchina o questo camioncino. Solo mi si è mezzo rotto il camioncino. Però a me rubo la moto che abbiamo visto prima, eccola.
Vediamo un po' cosa dice la mappa. Vediamo cosa dice la mappa, dove possiamo andarcene di bello qua vicino. Allora, devo dire che purtroppo con tutti i tagli che ho fatto alla puntata non abbiamo più molto tempo, perché voi sapete che quando ci sono quando io taglio, in realtà tutto il tempo che voi non vedete scorre comunque per il timer della PlayStation 4, e qui c'è un altro assalto da fare. Per il timer scorre comunque quel tempo, e quindi quando scade l'ora un'ora in totale, la registrazione si blocca, si ferma in automatico, quindi in realtà ci abbiamo meno 10 minuti di tempo, anche se voi non vedete così. Quindi mi devo sbrigare, andiamo a fare quest'altro allarme. Questa moto rubatissima, vediamo dove. Qua dice devo andare di qua. Ma dove cacchio devo andare? Mi sta a piedi per culo? Qua mi dice che sta lì. Perché allora devo andare di là? Boh. Io vado qua. Io vado qua. Devo invertire, eh? Appena trovo un passaggio devo invertire. E qua non inverto niente qua. Vabbè, andiamo. Devo fare tutto il giro come su raccordo, no? Che sbaglio uscita e te devi rifare tutto il. Ecco, qua sì, qua posso curvare, qua posso girare forse. Devo un passaggio qua. Che in teoria non si potrebbe fare, però. Noi lo famo. Ah no, qua dice che devo andare sotto, ho sbagliato. Questa è la sopraelevata, devo andare sotto invece, tipo qua. Ok. Sono sbagliato troppo, eh. Allora, qua devo andare a destra. Che radio è questa? Morro Rock Band, infatti sì, somiglia un po' a Rock anni 70 sta radio. Ah, voi non la sentite? Ok, sì. Ok, voi non la sentite. Poi metterò le compilation con il best of delle varie radio, così se volete un assaggio ve le potete sentire. Però sono tutte canzoni, sono quasi tutte canzoni coperte da copyright, quindi. Proviamo a metterlo qua. È beccato un paio di palle. Violazione protocollo. La 55, 1C, 7A. Poi un altro 55, 7A. E un FF che non ce l'ho. Porca vai, devo fare. Ho sbagliato 7A. Devo fare quello sotto. Ce n'ho solo su qua nel vicolo, prima mi ha sparato. Ecco. Mi sono fatto vedere, ma tu sei scappata, eh. Headshot. Fatto? Morti tutti? C'è una pizza per terra. Qua c'è una tuta rotta che non mi interessa. Qua c'è occhiali tattici. Medikit, mirino, ce lo siamo preso. Ah, guardate qua, qua c'è una macchina. È pure una bella macchina. C'è uno morto davanti a una macchina. Che è successo qua? Adesso lo scopriamo subito, eh. Intanto io mi prendo le munizioni. Presa quella, sì. Qua che c'è altre munizioni, medikit.
componenti non comuni. Vediamo un po' sto tizio che cosa ci dice. Max Doc M3, le conversazioni archivate. Mi ha dato un trofeo che si intitola La giungla, non so cos'è. Andiamo a leggere la storia di sto disgraziato morto. Dice: conversazione fra Jimmy Krause e Larry McKenna. La sua auto è pronta, signore. Era ora. Quanto bisogna aspettare? Ha richiesto diverse modifiche che ho completato il più velocemente possibile. Forse troppo velocemente. Preferirei avere un po' più di tempo per ricontrollare tutto. E per la sua sicurezza, signore. Sicurezza, al diavolo queste cazzate. Deve funzionare adesso perché ho una gara. Basta rifilarmi scuse. Dimmi quando devo passare a prenderla. Quindi questo prente era un meccanico che stava modificando una macchina per un tizio che doveva fare delle gare, ok, di velocità. Allora, abbiamo già spedito, dovrebbe essere pronta a ritiro entro un'ora, ok. Quindi questo gli ha mandato la macchina e per qualche motivo poi è stato ucciso. Ha detto che ha fatto le modifiche molto in fretta. Ah, ma c'è ora un po'.